Buongiorno a tutti quanti ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video direttamente dal nuovo appartamento. Finalmente lo abbiamo fatto, ci siamo. Allora raga, vi devo dire la verità, quelli che mi seguono su Instagram già sanno dove mi trovo perché è uscito un post veramente devastante sul profilo, quindi vi invito, mi raccomando, a venirmi a seguire. Vi lascio qua in descrizione il link col quale mi potete trovare. Prima che inizi questo video mi raccomando, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e lasciare un bel like, e sotto nei commenti, signori, fatemi sapere qualsiasi cosa vi passi per la testa, domande, quesiti, cose, dubbi, robe, insomma, sbizzarritemi. In ogni caso ci sono così tante cose su cui devo aggiornarvi che non ho assolutamente idea da dove partire. Beh, io lo so dove siamo. Dove siamo? Siamo a Dubai! Let's go! Qua tolgo tutta la musica e sembrerò un ritardato. Ci siamo! Siamo tornati a Dubai. Ospite speciale, il MEN! Compagno di vita, mi sa. MEN, vestiamoci, prepariamoci perché stiamo per uscire, ragazzi. Stay tuned, che abbiamo un sacco di cose da fare. Let's go! Allora ragazzi, prima di tutto vi volevo avvisare che l'appartamento lo vedrete dopo, perché in questo video, appunto come avrete letto dal titolo, vi mostriamo finalmente l'appartamento che non sarà quello definitivo ma che abbiamo preso soltanto per questo primo mese. Adesso io e il carissimo Man andremo a cercare un paio di auto, perché direi che è arrivato il momento di smettere di muoversi coi tacchi, iniziare a spendere i soldi bene. Tipo la Lambo. Vabbè, macchina da tutti i giorni, andiamo a cercare un paio di rent car per avere una macchina comunque modesta con cui muoverci. Let's go, facciamolo, andiamo, rentiamolo. L'unica cosa ragazzi che voglio spoilerarvi è che siamo esattamente nello stesso palazzo che presi l'ultimo mese che sono stato qua a Dubai. Basta, vi spoilerò solo questa cosa. Sarà una lunghissima avventura, soprattutto adesso che Lorenzo ha deciso di trasferirsi qua. Ma chissà, probabilmente lo raggiungerò anch'io. Intanto cominciamo a goderci questa splendida città. Let's go. Ultimi giorni sul taxi veramente è molto stressante qua, più che altro perché sul lungo periodo i taxi iniziano a diventare veramente costosi, anche perché noi ci muoviamo veramente spesso. I taxi costano un quarto rispetto a Milano i taxi. Ma dato che noi continuiamo a fare avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, alla fine della fiera spendiamo un casino. La prima cosa che voglio farvi sapere, signori, è che ad oggi siamo al 15 di settembre e qua a Dubai c'è una temperatura veramente insopportabile. C'è un caldo micidiale. Siamo arrivati qua tra questi palazzi giganteschi enormi perché stiamo cercando questo rent car a cui chiedere informazioni riguardo le macchine. Noi entriamo negli uffici e andiamo a vedere cosa ci possono proporre. Mamma mia, il Man che è alle prime armi con tutte le procedure qua di Dubai non si sta ancora rendendo conto che di come funziona il tempo. Qua sembra degli uffici giganteschi. Prima volta... che poi car rental al 18° piano dentro un appartamento dentro un palazzo enorme. Dobbiamo tornare in forma, raga. Tornare in forma. Come è andata a finire? È andata a finire che non abbiamo trovato assolutamente nulla, perché io mi immaginavo comunque un posto dove qualche auto magari te la facevano anche vedere. Così non è stato. Ci mettiamo a cercare su WhatsApp, il contatto sarà un po' più sbatti, anche perché non abbiamo ancora la SIM, cosa che devo fare molto presto. Quindi ci dirigiamo adesso al Mall of Emirates, uno dei tanti mall qua a Dubai, perché Luca questa volta deve comprarsi il Mac. E dato che lui compra il Mac, io avrò la possibilità anche di testarlo un attimino per quanto riguarda l'editing, dato che nel video precedente vi ho chiesto qualche parere, informazione se comprare un Mac, un Windows, insomma, per i problemi che ho avuto, e valuterò anch'io l'acquisto molto a breve. Necessito anch'io di un computer nuovo. So che stanno uscendo quelli nuovi, non so ancora quando, vediamo. Preferirei però un 16. Se facessero il 16 con i nuovi chip mi andrebbe anche bene. Piccola break con muffin, sì, sto sgarrando, signori, però vabbè, dai, facciamo rientrare tutto nelle calorie. Man, Man non sgarra più invece. Bravo, bravo, yeah. Let's go, mangia. Mamma mia. Stavamo dando un occhio qua ai vari Mac. Ovviamente i prezzi sono molto più bassi rispetto che in Italia. Per farvi un esempio, un Apple Air da 8 core, 8 giga, siamo sui 5240 head. Fate poi eventualmente voi la conversione. Il Mate finalmente sta firmando le carte. Bravo, ottima scelta, congratulations, bra. Anche. Unboxing, let's go. Facciamolo, unboxiamolo, distruggiamolo. Facci vedere. Adesso la cosa più bella di tutte. Rotto. Che prima c'è cascato, raga. Tanto Apple Care, figa. A cambiarlo subito. Yeah, tu. Tanto sei contento, bro. Ah! Il mio primo PC. Ma sei oh! Aspetta, fammelo fare a me. Oh! Si è già acceso, bro. Ok ragazzi, Luca ha comprato il computer. Il prossimo step sarà il mio. Ora facciamo un bel setting. Brand new, let's go.
Oh, buongiorno ragazzi, vi aspettavo molto più tardi, però vabbè, comunque dai, forza. Venite, venite tutti dentro, ci stiamo in tantissimi. No problema, no problema. Bene ragazzi, allora siamo arrivati finalmente al momento di rivelarvi l'appartamento, che sarà per il primo mese. Come potete vedere, siamo in questo momento all'ingresso. Sulla nostra sinistra, subitissimo, abbiamo una zona wash. È presente la macchina per lavare i vestiti. Come la chiama? Lavatrice. La lavatrice, bravo. Subito sulla destra, dopo questo corridoietto, abbiamo una porta. Inutile, però vabbè, dà l'accesso direttamente sulla cucina. Siamo ovviamente forniti di tutto il necessario. Ragazzi, perdonatemi un attimino per il disordine, però ci abbiamo già vissuto 2 o 3 giorni. Abbiamo tutte le nostre scorte MyProtein, cucina piena di utensili, robe. Prima di passare nella zona living, voglio farvi vedere le camere. Proseguiamo su questo corridoietto. Come vedete, tutta la sfilata di scarpe, tanta roba. Sulla sinistra abbiamo camera numero 1, molto molto carina, come potete vedere. Niente di incredibilmente luxury, però comunque è un bello appartamento. Abbiamo tutto quanto, bella luce, bella esposizione e via. Qua abbiamo una piccola porticina che dà accesso a un mini sgabuzzino, se vogliamo mollare qualche roba che può occupare spazio inutile. Purtroppo non ho capito molto bene perché, ma peccano molto i bagni, cioè nel senso non sono bellissimi, però vabbè, riusciamo a fare tutto. Seconda camera, che è leggermente più grande rispetto all'altra, ma perché ha il bagno, diciamo, con l'accesso diretto. Anche in questo caso un bagno normalissimo, abbiamo tutte le utility, 2 docce che non ho capito bene perché, però fa niente. Armadi di ogni tipo, raga, cioè, guardate qua, insomma, vista clamor, anche se voi non vedrete nulla, ma c'è una vista clamor. Passiamo alla zona living, che ovviamente è la parte più abitata della casa, veramente molto carina, design molto semplice, le cose comunque ragazzi sono cose normalissime, però comunque arredata bene. Abbiamo un bel televisore, abbiamo un bel tavolino dove poter lavorare, insomma è molto spaziosa. E la cosa molto interessante è che abbiamo anche un balconcino dove ovviamente i muscoli, forza, fai il pale, dai. Siamo nell'area esterna, come potete vedere, 52esimo piano. Abbiamo una vista diversa rispetto all'altra volta, sempre palazzi in costruzione. E questo è, torniamo dentro che fa un caldo della madonna. L'appartamento è splendido, enorme, ben curato, tutte le rifiniture. Ma più che altro è molto bello perché sembra essere tipo a New York o robe del genere. La vista da qua è veramente pazzesca. Pazzesca, poi il 52esimo piano, ormai mi sto abituando. Quando tornerò a Milano al terzo piano mi sembrerà di essere praticamente sottoterra. Come fai a lamentarti? Come fanno? Poi tra l'altro un'altra roba, parliamo di prezzi ragazzi, dato che non mi ricordo se ne avevo già parlato prima o no. Allora, in questo caso noi abbiamo rentato l'appartamento solamente per un mese. Sappiate che qua funziona così: se noleggiate gli appartamenti di mese in mese, ovviamente vi costa molto di più perché ogni volta avete le tasse, le commissioni. Spesso si cambiano anche le agenzie, cambiando agenzia le agenzie vi chiederanno sempre nuove commissioni. Pensiamo di cambiare magari ancora un altro appartamento, magari già al prossimo rentarlo per 2 mesi direttamente. Vediamo, sinceramente, dato che la mia idea è quella di trascorrere veramente tanto tempo qua a livello lavorativo, è anche quella di trovare un appartamento anche per un anno. In questo modo si risparmia veramente tanto, trovano molti più appartamenti. Tienda a sé che risparmiare soldi, ragazzi, fa la sua parte nell'eventualità di dover vivere qua tanto e quindi tagliare un attimino quelli che sono i costi. In una zona del genere, quindi siamo su Marina Dubai, dai 1.800 ai 2.400 euro circa. Poi dipende molto dall'arredamento, dipende molto dal building, dipende da tantissimi fattori, però comunque il range di prezzo è questo qua. E per ultima cosa, non meno importante, mi raccomando, vi volevo ricordare che a fine settembre finalmente sarà online quello che è il progetto che sto portando avanti con Luca da tantissimo tempo. Sarà una cosa veramente molto interessante. Abbiamo praticamente rivoluzionato tutto il sistema di coaching online. Ci tengo, veramente ci tengo ragazzi, mi raccomando che mi supportiate anche in quello. In questo periodo c'erano tantissime persone interessate. Se volete sapere qualcosa di più sulla data di uscita, prezzi, cose, metodiche, venite a seguirmi su Instagram, lì ci saranno gli aggiornamenti in tempo reale. Oramai ci siamo al 17 di settembre ragazzi, quindi pochi giorni e siamo online. Let's go! Detto questo ragazzi, la nuova avventura può ufficialmente incominciare. E quindi ci tengo veramente tantissimo in un vostro supporto in questi giorni. Non ho assolutamente idea di cosa potrà accadere nei prossimi
mesi spero di rincontrare tutte le persone fantastiche e bellissime che ho incontrato la scorsa volta. Non rimarrò bloccato qua a Dubai. Continueranno quelli che poi comunque sono i miei viaggi appena riesco a sistemarmi un attimino con tutto quanto. Per adesso siamo solo all'inizio, quindi piano piano, passo dopo passo, mettiamo a posto tutti questi tasselli. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, fatemi sapere sotto nei commenti qualsiasi cosa vi passi per la testa. E noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Let's go!